ciao Tinto, ciao Roberta. Buongiorno. Scusate, c'è un po' di rumore. Siamo a Rivo Dutri. Buongiorno. Siamo a Rivo Dutri, in questo posto meraviglioso. Avete visto la sorgente qui di Santa Susanna? Che regalo meraviglioso. Oggi parliamo di trota. Però dovete sapere che uno degli ingredienti più importanti non è altro che l'acqua. E se l'acqua è buona, qui possiamo avere delle trote meravigliose, ma non solo. Oggi con me c'è un grande cuoco, io sono veramente molto emozionata. Sandro Serva, i fratelli Serva sono veramente l'emblema della cucina sostenibile. Se noi solitamente siamo abituati ad andare nell'orto a raccogliere le materie prime, i fratelli Serva, che sono i cuochi che hanno dato dignità alla trota che cresce proprio in queste acque, hanno trasformato la sorgente di Santa Susanna nel loro orto personale. Buongiorno chef, che stavi raccogliendo? Buongiorno a tutti e grazie, grazie per essere con noi. Stavo raccogliendo il sedano d'acqua, come vedi? Sì, lo facciamo vedere. È un po' la spia dell'acqua dolce, cresce solo dove l'acqua è limpidissima. Quindi, come dicevi, Monica, questo è il nostro orto e noi la mattina andiamo qui a raccogliere sedano d'acqua, crescono di sorgente e tutte le altre erbe. Quindi, diciamo, è la cucina sostenibile parte da qui, dalle sorgenti di Santa Susanna. Perché l'acqua è importante, questa è un'acqua che ha un ruolo importante nella storia, nel cuore di noi tutti. Quanti di voi sono innamorati della canzone Acqua Azzurra, Acqua Chiara? Beh, Lucio Battisti si è ispirato proprio a queste acque meravigliose per scrivere quella canzone. Ma noi dobbiamo parlare di trota. Perché ha un valore importante nella cucina e nella gastronomia, chef? Ma diciamo, per noi innanzitutto è stato un po' l'emblema. Noi, questo paese viveva di pesci di acqua dolce durante la guerra. Quindi è stato questo popolo riuscire a valorizzare e a portare sulla tavola menù con pesci di lago e pesci di acqua dolce. E il piatto principale è la trota che è ricca di omega 3, la trota che è un pesce poco grasso, quindi ha solamente il 5% di grassi e bisogna stare attento nella cottura, quindi è chiaro che ci sono utilizzati vari tipi di cotture per i vari piatti in base a come si vuole realizzare, quindi molta attenzione. Tra l'altro dobbiamo ricordare che a tutte le mamme che ci seguono da casa che uno dei cibi che viene dato proprio ai bambini quando nascono è l'omogenizzato a base di trota. Questo ci fa capire quale sia il valore nutrizionale di questo pesce di acqua dolce. Vero. Ma tornando all'acqua, chef, tu ci raccontavi un aneddoto interessante per farvi capire quanto sia limpida. È un momento storico in cui c'è carenza di acqua, qui abbiamo la potenza della natura che veramente ci riempie il cuore. Qui venivano addirittura le donne romane. Le donne romane, sì, durante il periodo dell'allattamento, questa è un'acqua che contiene ferro e quindi venivano a bere quest'acqua. Ma lo Stato Pontificio veniva a rifornirsi di gamberi di fiume. Pipino è breve, ai periodi cioè quel mulino alle nostre, diciamo così, di fronte a noi, che risale ai tempi di Pipino il Breve, quindi è stato un punto fondamentale nella storia che noi oggi stiamo ricordando. Monica, quindi noi siamo Tinto, curiosi, Roberta, un'acqua ricchissima. Siamo curiosi di vedere queste trote, faccele vedere, rimani lì, torneremo a Rivo Dutri in provincia di Rieti, siamo proprio curiosi di farcele così assaporare qua in televisione, ma ci dobbiamo purtroppo fermare.